Si è andato nello stesso momento in live, nello stesso esatto momento in cui è andato in live Bobo Pieri. Che Vai, onore, figlio. eh? Oh, mamma. Di qua abbiamo. Vediamone un attimino da vicino. Conti vampiro. Ricordo ovviamente. Poi così, tanto. Poi Gian, dopo se la taglia tutta, se la rimonta. Che questa qui è la partita dei due ripescati. Quindi dei due che erano stati eliminati: Pippo da Manu e Mario da Relay. E di qua invece abbiamo gli uomini bestia. Ok, Yes. vediamone un pochino. Vada belli. Affascinanti uomini bestia. Eccoli Allora, vi qua. vado a descrivere la mappa, poi ovviamente si fa il tiro per... Ciao Relley, buonasera. Vi vado a descrivere la mappa, poi invece si fa il tiro intanto per vedere come inizia lo schieramento e poi si farà il tiro per vedere chi muove il primo turno. O muove ovviamente o cede, perché chi vince può a volte nella mappa anche cedere. Allora, in questa mappa, come potete vedere, siete in una zona desertica. E ora si vanno anche a distribuire tutti quanti i punti, gli obiettivi. Però un punto che c'è focale è quest'oasi, ok? Quest'oasi al centro della Centrale. mappa centrale. Non guardate il cerchio rosso perché il cerchio rosso è a 3 pollici, ok? Mentre il cerchio blu è a 6. Quindi voi dell'oasi dovete calcolare il cerchio blu a 6 pollici, dei marker che metteremo dopo degli obiettivi, il cerchio rosso, ok? Quindi misurate sempre, dovete stare entro 3 dall'obiettivo per conquistarlo. L'oasi invece ci potete stare a 6. Allora, questa è una mappa che parte di notte e dura 6 turni. Scusate, 6 round. Ogni round che passa, quindi quando te hai finito tutte le tue mosse, lui ha finito tutte le sue mosse, ogni round che passa si tira un dado da 6. Se il risultato del dado da 6 è minore del numero del turno del round corrente, diventa giorno. Quindi se siamo al secondo round e tiri 1, diventa giorno. E poi è sempre giorno dopo, non torna più la notte. Capito? Se tiri stesso valore del round o oltre, rimane invece sempre Notte. la notte. Durante la notte ci sono due cose belline, cioè una di notte e una di giorno. Di notte potete tirare entro massimo 24 e se tirate entro 12 avete un malus di meno 1 a colpire. Quindi se tiri da 1 a 11 tiri normale. Se tiri da... scusa, da 1 a 12. Se tiri oltre i 12 hai un malus di meno 1 a colpire. Questa è la notte. Di giorno invece, mi sembra già dal primo round, vediamo. Oh sì, di giorno tutti i maghi, perché si vede è un potenziale. Di giorno tutti i maghi prendono più 1 a lanciare i loro incantesimi. Tutti. Bomba. Però di giorno, se non siete, se la vostra unità non è all'interno dell'oasi, quindi l'oasi è questa qui, non mi ricordo più dov'è la freccetta. Se non siete all'interno di questa oasi con la truppa, alla fine dell'attivazione di tale unità subite danni come se fosse in un terreno difficile. Se siete fuori dall'oasi, alla fine, non alla fine del round, alla fine dell'attivazione della truppa, ogni volta che attivi una truppa, o stai dentro l'oasi o prendi questi danni. Qualsiasi truppa, volante, non volante, quello vale per tutte. Poi i punti si guadagnano prendendo i marker, che ora andremo a mettere gli obiettivi. Però non quando lo prendi subito. E nemmeno quando lo prendi a fine round. Te praticamente guadagni, si guadagna un punto chi ha preso l'oasi. E non deve essere contesa, quindi ci deve essere una sola truppa di uno schieramento. Quindi prendendo l'oasi a fine del round è un punto. E per il giocatore un altro punto chi ha conquistato più obiettivi. Alla fine della partita un punto... quando è finita la partita, ok, è finita tutti quanti i round, facciamo il conteggio dei punti. Gli ultimi due punti sono un punto per il player che ha preso l'oasi, ok? Più un punto per tutti gli obiettivi che ha conquistato nell'ultimo round. Poi, Ok. cosa finisce al sesto round? Chi ha preso più punti vince. Allora... ok, questo qui è il punto centrale. Si parte zona di schieramento A, zona di schieramento B. Poi tirate per il primo che schiera. Quindi fate un tiro, un dado da 6 normale. Non verde io, Sì, se ce la fate, tirate eh? sempre nella Dice Tower, Ok. finché siete No, fuori no, dalla io lo zona. lascio verde. Io Sei. vado nella Dice. Almeno Non lo Dice so. Tower mi ha portato E sfiga. pareggio. Spareggiate, avete fatto 6 tutte e due. Uffa. Ritiriamo? Sì. Ho sprecato un 6. 5 lui, 6
Io 6 di boia. nuovo. Ma, Ora li fai, no? dai, Ora. ho speccato 2-6, ho speccato. Allora scegli Perché A. poi voglio dire, sì, cosa cambia? Cioè, B. Ok, perché c'è la runa, ti calma, vai. Ok, Bravissimo. 2 di 3 Già lo più te 2. Il... Sì, D3. lo tiro io. Di 3 più 2. Tanto non penso ognuno di noi mette un D3 più 2, sono un D3 No, più in 2 in generale. generale. Allora, 3 più Infatti. 2, 5. Ok, tirate, fate un tiro per vedere chi mette il primo. Ti tiro il solito dadino, eh. Lui 1. 1. E te 2. Ok, vai, 2. inizia Fa te. più di 1, Allora, basta fa il 2. primo lo metti te e gli obiettivi sono sempre questi. Tieni. Aspetta, li cambio il nome un attimino. No, 2, 3, 4, 5. Allora, questi sono gli obiettivi. Prendi il primo. Allora, il primo lo dovete mettere nella vostra zona di schieramento. Ora ti dico dove. Sì. Ok, uno nella tua zona di Comunque, schieramento ovunque. Però ricordati che gli altri devono essere fuori dalla zona di schieramento e 9 lontani da un altro obiettivo. Quindi il primo te lo metti nella tua zona di schieramento. Quello perfetto. centrale conta a tutti Allora, gli effetti come un punto di conquista. Lo guardami un po' qui, se siamo a 9. puoi mettere anche dentro la Aspetta, tua area? faccio. Direttamente. Ah, sì? Sì. Ah. No, siamo a 12, aspetta. Il primo. Ah, anche dentro la mia area, sei Each sicuro? inside of their deployment zone. Sì. Quindi il primo sì. Ah. Il primo anche dentro le vostre zone di schieramento. E il resto tutti fuori. Sì. Ok. Quindi Oh, così c'è scritto. uno all'interno, Sì, e gli altri. parli, Uno scusami. per E gli uno altri all'interno fuori. e gli altri fuori. Sì, Ok, sono obiettivi pari. Perché poi c'è anche quello centrale, esatto. Infatti, è L che fa da sesto. giusto. Quindi uno è nel mezzo, uno lo permette dove ti pare e quell'altro è all'interno. Allora uno me lo tocco qui e l'ho già preso. Ok, Uno mettilo lì. Poi quando ci avvicini le truppe, gli cambio il colore io. Te se lo fai. devono venire a conquistare quello, Sì, vai, vai. te fai il verde come colore, lui il blu. Poi ve li cambio io i punti. Ok, Il vai. mio l'ho messo. E Vai, io ne loccatele, quando metto le un prendete, altro. Lo con stocco qua. Come si fa? Con L? L. Sì, Lo lo. seleziono e piso L? No, basta che ci tieni la mano sopra e premi L. Ok, vai. Obiettivo. Ok, Ok. l'altro l'hai messo lì, quindi premo L. Ah, l'avevi già bloccato te. Vai. Ok, un altro, Tu io. Mario. Lontano dal centro devi mettere. Ok, lì ci starebbe. Almeno credo, se ho Sì. capito bene. Sì. Ok. L, Quindi vai, adesso, blu. boia, questo dove lo metto? Aspetta. Se lo metto qua Ricordatevi giù, che la zona di allora. salvezza è l'Oasi, eh. Ciao, Dylan Dog, buonasera. Allora, fammi vedere. Se lo metto qua, sono abbastanza lontano da quello centrale, vero? Sì. Sì, Ok, vai, a posto, vai, vai, va bene ora iniziate lo schieramento. lì. Quindi una Ok. truppa a te, una a lui, una a te, una a lui. Ok, Devo schierarmi prima, la prima truppa, riprendo i cosi, i torelli. fatto pippa. Vai, va bene qua. Sistemiamo un po' l'unità, così. Vabbè, vai. Vai. Ok, Pippo Strelli. Pipostrelli. I Pippo Strelli. Mario, Allora, pensaci ci ora il mandano in Bubulus che ermezzo. dopo no, dopo Il devi essere Bubulus concentrato. già dalle 8:30 che lo ce l'ho Che ti pronto. voglio concentrato, Cosa eh. Sì. c'hai di unità da tiro te? Una sega? Cioè No, no, io c'hai tiro la zero. carrozza, La via. carrozza. Anzi, il carretto, scusami. Passava, il cromo gridava. Vai, allora metto i cignali qua. Il Ok. cignale Quando avete finito di di un schieravi attimo faccio solo. vedere cosa vi ho preparato di bellino. Ci sono, vai. Ma stasera gioca il soldato semplice e Ciro Esposito a Warhammer. Bravo, esatto. Ormai il Ciro Esposito è diventato famoso. Dato semplice Ciro Esposito. Cioè, ce ne sa si Allora. fa un server RP, fa un personaggio Ciro Esposito, lo chiama, io boh, non lo so. Pietro Pacciani è il prossimo. Esatto, vabbè, quello sì. Ah, è proprio assurdo. Quello è vero. Vai, bon, vai. Così. Qua. A meno che la Io metto qua, vai. come vederlo, Relle è lì davanti allo schermo con le patatine. Eh? È vero? Con le patatine. Sì. Vai.
un attimo. Rutto libero. Che è frittata di cipolle. Alla Hai compagna, alla visto? compagna. No, 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 stasera non mi chiamare, eh. C'è la partita. No, bravo. Oh! Morto, è morto. No! Aspetta, com'è? La rimetto a posto. Da qua sta Niente la risposta. patate, ma sono. Penso che tutti abbiamo già cenato, no? Voglio sperare. Oh, metti la musica. No, No! no, la lascio tutta, vabbè, la musica. Che poi in realtà io questa era la mia prima mossa, perché io l'avevo messi più vicini all'obiettivo. L'ho messi entro tre. Vabbè, ripartite come fosse ora. Rifai la tua prima mossa e poi lui fa la sua. L'ho Vai, ecco la mia prima resettata. mossa. Mi metto qua. Vabbè, Ok, basta. si mette il simbolino, quello faccio io, vai. Ok, vai, Mario. Quindi loro hanno, già mosso, non possono fare più niente. Niente. No, nulla proprio. Ma che cazzo vuoi da me, bellino come mangia? Vai, prendi per il culo. Faccio parat, vai. Faccia paratva. Dusmingala. Guarda come vanno proprio di volata sapendo che non ci sono tiratori, come si gasano, eh? E Sì, alle... infatti, Ve li però. piallo tutti, ve li piallo, Dio buono. Allora. Va, Strana come battaglia senza tiratori, comunque. Perché? Che Quella cos'è dopo? con... Prima Ah, c'è... già, è vero. Quando combatti con Rally è un nugolo di frecce, di buono. E me Dici? uguale, eh? E io uguale. Aspetta, sti cignali c'hanno fast. No, per forza. C'hanno fast. Fammi pensare, aspetta. Ammete! Ci avevo letto mammete! Ti stavo per dire, come cazzo ti Ma... permetti? Invece ha detto ammete, Che non mammete! cuiomo. Stavo per fare il culo a Relle. Allora, vediamo un po'. Vieni. 3, 4. 8 fa 12, vai. Cazzo. Vai, a posto. Sono dentro, sì. Brutti, detti marci. Prima cosa muovo. Lo metto. E quello muove fast, quindi a 16. Cosa E naturale, poi no, sbagliato. vorrei usare lo dico subito, si chiama Dance of Death 5 più targhetta due unità nemiche Iron Maiden. entro 6 e prendono più 2 la prossima volta che avanzano oppure più 4 la prossima volta che caricano o fanno Ma o entro 6 chi lanciano. c'è? E chi c'è entro 6? Entro 6, bat. I bat. Sono a No, non è 7? vero. No, Sono non sette. sono. Ho sbagliato, Allora niente, niente. Lascio lì, niente, Ok. niente. Ok. Allora, vediamo un po', Ah no, ho sbagliato, E che fa? perdonatemi. Ho Aiuto. sbagliato. Ho letto male. Rigore 4, targhetta 2 unità, entro 12 gli danno più Ah. uno hit nel prossimo fight. Ah, Ho allora sbagliato io. ok. Entro Beh, ho 12 ci sbagliato sono i pipistrelli e i io. E fantasmi gli ex. dietro. E sì, Esatto. cavalieri lì, insomma. Quant'è 4 la più. magia? 4 4 più, più. però quanto c'ha lui? Vai. Wizard 1, quanto c'ha il 1, carretto? 1, 1, 1. Quindi... Prova a bloccarla. Esatto. Te no, prima Prova fallo a bloccarla tirare. io. Ma prima fallo tirare, poi ti dico. Vai. Tira. Ah sì, Aspetta. giusto, hai ragione anche E te. devi vedere il valore che fa. Però non so se sono entro 12, aspetta. 1 più 1, 2, no, l'hai fallita. Ah, De allora, allora a per posto. disperdere, devi essere entro 12 e devi fare un tiro e No, superare il tuo tiro. 18.
Sì, e 18. Superare il suo tiro di cast. Fare più del suo valore. Allora, aspetta. Sono indecisissimo, sono. Che adesso tu dove picchi picchi c'ha delle unità che sono ma c'è un'intrusa tra di noi. Sì, sì. Chi è l'intrusa? Tua moglie. Chi può essere? In realtà questo Discord è mio. Qui è morto al 9-6. Rimani lì? Vai, mi muovo qua. Sì, mi muovo qua e basta. La vedo un attimino. Io l'incantesimo posso lanciare anche su me stesso, però, con simpatia. Penso... Se, cosa dice su delle unità? Se dice su delle unità, sei anche te in unità, quindi... Fino a prova contraria. Spirit Mentor. No, non mi serve, come non detto. Vai, non ci sono tiratori, c'è Rico, smettila. Vai, sta a te. Tourette. Boia! Fa come Gollum, si dà contro da solo. Ma proprio Gollum. Se li metto qua i cavalieri... se li metto qua i cavalieri Cordin, sì. Lui non mi può caricare con questi cinghiali, no, vero? La carica deve essere diretta, però cinghiala. Basta che non te le veda, perché se te le vede anche solo uno invece te li può caricare. Loro volano, sì. Sì. E c'hanno fast? Sì. Micchia. Boia. Così non dovrebbe vedermeli in teoria. Così sì. Non te le vedo. No. È impossibile caricarli. Così. Perfetto. Sì, dai. va bene okay. Lo stesso. Tartaruga in amore, cos'è? Cosa stai dicendo? Tocca a te, Mario. Il tuo verso. Io farei... questo secondo me è sentita. Il fatto di non averci nemmeno un'unità di tiratori, Gian. Perché comunque... Ecco, sono utili. Allora, fine round. Ora, prima si fa la conta di punti. Poi si guarda se diventa giorno oppure no. Comunque, intanto siamo a round 2, che lo metto qui. Command points qua sotto, così me lo ricordo io. Anche se non c'entra nulla. Sì. Allora, conta di punti. Allora, Mario ne ha preso uno, che è questo. Ok? Sì. Io non li cambierei. Oppure no, Sales. No, no, vanno cambiati di colore. Allora, te hai preso questo qui. Questo qui siamo a 2. Questo qui siamo a 3. E l'Osi 4. Direi che hai vinto alla conta dei punti. Quindi hai preso più punti di lui. E hai preso l'Osi. Quindi guadagni 2 punti. Ok. Avete levate cosi. Si va a round 2. Tiro un dado da 6. Con il risultato di 1 diventa giorno. Se no rimane notte. Ecco. Notte. No. Anche il round 2 sempre notte. Ok, perfetto. Vai, inizio round 2. Chi è che ha finito? Tocca a Pippo. Pippo, sì. Allora, io andrei intanto, senza sapere leggere né scrivere, caricherei i suoi cavalieri. Che Dio aspetta, ho spostato il cinghiale. Con i miei centauri. Che caricano a 16. Ok. Non ci arrivi. Non ci arriva. No, 16, a 16 arriverebbe... no? Sì. Se c'hanno non veri fast è 18, se no 16. Ah no, caspiterina, no, allora no. Non ci arrivi, per poco ma non ci arrivi. Si apposta qui! Posso usare la magia, però. La magia... Sì. C'è la magia che mi dà più 4 con carica, volendo. Prova a lanciarla. E lui nel caso... Lui vediamo se è entro gittata, deve essere entro 18. No, non te la puoi dispellare, no. Il suo mago è oltre, no. È oltre il coso. È una magia da 5, quindi ci vuole 4, giusto? Avendo mago 1. Avendo... Bene, ho capito questa cosa. Mago 1, sì, ci vuole 4. Ok. Proviamo. Oh, costa nulla. Nella Dice Tower te la tiro, Vai. Vai, dado. Ci felici. Uno. Morto il cavaliere verde, vai, niente. No, l'ha già ammazzato il primo round. Poi ti ridi. Questa cosa del cavaliere verde, ragazzi. Allora, penso che sono tutti volanti. La battaglia sarà sanguinosa, prevedo. Sì. Allora, ok, basta. Dov'è? Così, vai. Ce le metto io, ce le metto io. Vai, Mario.
Morto? No, no, sto pensando. Dai, un attimo. Pensavo dicessi che fosse morto Mario. Dico. No. È morto? Lui lo diceva lui. Diceva lui. Mario ha dirato. Mario ha dirato. Pellicola ferma smorfie. Asciuga Mario. Un po' di euro. Pickle. Bellissimo. Nel calcio, cioè, siamo in zona Cesarini, no? Invece qui nei giochi da tavolo siamo in zona Rally, quando ci stai più di un minuto a fare una mossa. Certo sei, te. Dio. Vai. Questo va avanti, Andrea. Dicevo, cioè, è una mossa un weekend, eh? Cioè. Cambierò tutorial. Ci hanno fast, quindi possono muovere un po' di più. Sì, fino a 16. Dove avevo... Mi misuri un po' dal market se sono a 3, ciccio. Seguimi. Vai, a posto. Ci sono. Tacchete. Vai. Bon. La mia fast anche questo, Sì, il carretto sì. Sì, un ciaffrare però. Sì, ma lì sono più di 16. Se ho calcolato bene, sono proprio di 16. Sì. Che sta vincendo però nessuno, un pareggio. Cioè, appunti Mario. Ma pareggio, cos'è un pareggio? No, cioè non si è ammazzato per nessuno. E muore. Però un po' di musica ci vuole. Oddio! No, basta con le musiche tu, eh. No, una sì. La faccio io la canzone. Ma volendo, posso rimanere fermo e non fare nulla. Posso rimanere fermo e non fare nulla senza sprecare movimento. Sì, però sì. Senza senza sprecare. No, quello è. C'è un'unità la devi attivare. Qui no, eh. Cioè, te puoi dire questa unità non la muovo, rimane qui, non fa un cazzo. Però se è mossa, cioè ha comunque la sua. È attivata. È attivata. Un'attivazione è andata. Cazzo. Cazzo. Quanto c'hanno di movimento i bruti? C'hanno normale. Normale 12? No, non c'hanno fast. Ok. Dai anche fast. Io gli avevo dato. Cattura la bandiera, Diabo. Vai. Ti baci, viene vinta, appunti, non si ammazza nessuno. Chi è mosso? Il generale. Sì. Che raddo. Vampira. Allora. Vampiro sovversiva. Sembra una partita di Obona un MOBA. Perché, vabbè. Lui sì. E se io facessi una cosa un po' sciocca? Tanto per cambiare. E puntassi sulle magie che non mi riescono mai. Boh. Ok, vai, te lo metto io. Se sei uomini bestia e un coronone avanti a combattere mi fanno star male, dai. Lasciare. Perché di là c'è un bel muro, mia peraltro. Vedete se c'era Bretonia come avanzavi. Sì, ma lo sai, mica il bacio così, non mi interessa poi. Vince e non vince, poi c'ho. Fotte sega, come si dice. Vai, tocca a te, Mario. Allora, io... Vorrei tirare una spell con il Ghost of Carrots, se posso. Sì. Mi metterei, farei, se posso tirarmela addosso, sempre sul carretto. Vigoroso. Per me, se prendo... dice un'unità, ve la potete anche lanciare, decidetevi voi.
Ah sì, più uno... Sì, certo. Targhetta due unità sempre nemiche. Sì, amiche. Sì, 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 sì. E quindi io mi faccio il carretto e, e i bat, perché entrano... Anche perché se no, scusa, un mago non si può mai fare un incantesimo su di sé, perché tutti gli incantesimi partono con... No, ma se dice un'unità è anche lui stesso un'unità. Capito, quindi secondo me sì, sì, ha voglia. Non lo so, ve lo sto chiedendo. Vai, per me è sì, uguale, voglia, sì. Vai. Va bene, cioè... allora la tiro su lui e i bat. Vai. Uno a 4 cosa? Più, quindi deve uscire un 3. Allora. Uno a colpire. E va. E a uno, bravo. Cavaliere verde è rimorto un'altra volta. Fallo rimorì, povero. E, niente. E niente, con questo qua dichiaro la carica ai bruti. Okay. Che carica entro? 16. Sì, perché c'è fast. Ecco qua. Io sono duro però, vabbè. Mi sembrava aver calcolato a modo, invece nulla. Allora, la carica del carretto, prima devi... Sì, la carta. Prima devi prendere 6 danni da impatto senza VP. Sì. Fortunatamente carica, non c'ha lenza. Ok, quanti? Devi sopravvivere a 6 colpi, però non ti levano l'armatura. 5 e 6. Vai. Cosa fai? Te l'ho passato. E la vita. Che numero dei passi. Posso tirarli, vabbè, sì, vai, sì. Tiro nella tower. Quanto c'hai di tirare armatura? 3. E quanti cavalieri verdi? Una ferita. Una ferita, ok, a posto. Va ce bene. L'hanno giuste le ferite lì sopra o no? Sì. Le ho messe a 3 io già. Okay, sì. Perfetto. Ce l'hanno 5. Ora, vai. Fatto gli attacchi automatici, devi fare gli attacchi del crew. Mm-hmm. Che sarebbe, è già uno d'impatto il crew. Sì, devi fare due attacchi e impatto uno. Ok. Quindi due tiri armatura. Eh no, deve fare lui però il tiro per colpire prima, aspetta. Ah, non c'ha due d'impatto anche il crew? Sì, 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 ah è vero, sì. Prima fatti gli impatti del crew, ok. Posso tirare, ok. Sì, okay. Due al tre. E poi deve fare il tiro lui. Hai dado. A posto. Salvati. Palla. Sono duri i bruti. Beh, ora tira due attacchi normali. Yeah. E scusa, ne potresti tirare anche quattro. Fondamentalmente, perché c'è anche gli hooves che sono gli zoccoli. Sì. Quindi okay. Quattro attacchi al tuo quality. Al 4 più. 4 al 4 più. Ne entrano due. Due. Quindi devi parare due colpi senza. Il problema è che non c'ha senza... penetrazione. No, non c'ha penetrazione, sta... Appoggio i dadi. Mi appoggio perché se no questo è un lancio imbarazzante. Ok, lancio. Vandate, dadi. Uno è entrato. Ha avuto un po' di meno. È rimasto uno con una ferita. Uffa, che palpebre. Ok. Quindi, adesso posso rispondere con meno uno a colpire, quindi col 4 più. Aspetta un attimino, devo mettere gli esausti. Aspetta un attimo. Uh-huh. Ricordati che quando dopo l'attacco poi l'unità tua esausta. A parte vabbè, ti porta una sega, tanto la cazzo me frega. Vai, se rispondi sei esausto anche te. Allora, 2. E hai meno 1 a colpire, E 4 fa 6, sì sì, infatti per, col per chilling qua. Quindi 6 attacchi in pratica. Andate, dadi. Sì. Aspetta. Andate, dadi, col 4 più perché ho meno... Meno 1. Ok, quelli dentro ti dico io. 1 e 4, 1 e 6. Quindi sono andati a... 5 colpi, quindi. 5 colpi a segno. Mica male, con AP2. Quindi sono 5 ferite. 5 ferite che gli levi... No, scusa. Aspetta. Scusatemi. Lo clicca col destro. Così. 5 ferite, quindi... che gli togli completamente l'armatura, perché lui a regola dovrebbe avere 6. Sì, difesa 6. Allora devi rigenerare 5 colpi. Perché cos'hai tirato? Attirati, idee. Rigenerazione. Ma devi tirarne 2 per ogni ferita. Ah. Aspetta. Vabbè, scusa. Tira ora e poi ritira. Che cosa cambia? Scusa, Andrea. Sono 10 dadi. Allora, quanti ne ha fatti? 5 più, uno solo. Quindi ritira netti 5. Una ferita l'ha levata, 4 entrano. Quindi 4 ferite. Allora, 4 ferite. Senti, piange.
mi bimba. Allora, 4 ferite, ti metto il cosino qui accanto. Ok. Ora, fase di test, cioè fase di shock. Il combattimento, te hai subito 2 ferite. Lui ne ha subite 3, ovviamente ha perso il combattimento, devi fare il test di morale con la qualità. Ma è non morto, quindi ci dovrebbe avere qualche bonus, c'ha, no? Esatto, fatto bene a dirlo, non lo stavo dimenticando. Quante ferite c'hai te in tutto con questo? 6. Levaci la mano. Ne sono rimaste 2. Hai perso, levaci la mano di sopra, Pippo. Ah, scusami. Scusa. Allora, ti ha levato più di metà delle ferite che c'è di partenza. Quindi ora non devi fare la fase di shock, perché non morti tirano un dado e facendo 1-2 è come se l'avessero fallita, no? Però occhio, perché lui ti ha levato più di metà ferite in corpo a corpo. Quindi se fai 1-2 l'unità è morta completamente, perché mai rotta. Se invece tu avessi avessi avuto ancora più ferite, più della metà, l'unità era scossa e perdeva la prossima attivazione, la perdeva. Quindi fai un tiro, se ti esce 1-2 il coso lì è morto. Meno male, no. Meno male. Proprio. Vai. Meno male. Figliava male, figliava. E rimane lì. Vai. Ok, quindi siamo esausti. E è rimasto da muovere... Le arpie. È rimasto da muovere. Le arpie. E i tuoi pipistrelli. Beh, io con le arpie a questo punto caricherei la carrozzina. Tanto vale levarsela di torno. Cioè, è dura, ammazzarla con le arpie, però non si sa mai. Vai, te la carico con le arpie. Tanto sono carne da macello. Andre. Sì. Gliele adagio in questa zona qua, va bene? Sì. Un po' dietro, guarda sempre, se ce la fai, guarda sempre dove cade l'ombra. Ok. Se no li metto qua sopra. No, io. No, sopra non ce le mettiamo. Ok, così andrebbero bene. Così lascio qui. Sono troppo vicino ai suoi, però. Non potendo rifare l'unità, mi girare con gli ombani. Vabbè, sti cazzi. Tanto voglio andare a letto. Poi. Allora, lascio qua, posso? Vai. Vai. Allee. Ok, loro si sono mosse, attaccano e quindi sono anche esauste. Vai. Sì, vabbè, tanto dopo si devi levare quelli. L'ultima unità. Quindi sono 2 attacchi per una. E 20 attacchi a quality 5. Sì. Okay. Quanti dadi sono questi? Hanno anche a P1, ricordiamoci. Aspetta un po', vabbè, no, cioè, questi sono 5. Sì, una ferita, è vero. Cosa? Vabbè, tira lì, non dentro la testa, perché si bloccheranno. Tiro qua, qui, Yeah! Allora, io vai. Ti levo quelli che non hanno colpito, al 5, vai. Al 5, vai. Allora, ti levo tutti quelli che non hanno preso. Allora, io prendo quelli che invece hanno preso. 1, 2. Ok, guarda quanti sei. Guarda quanti sei! Io, perbenista. Cosa fai? Vuoi leva. Ok, questi sono quelli che hanno preso. Sono 4, 7. Sono 7 colpi. Quanti sei? È possibile. Sono 7 colpi. Non li faccio mai. 7 colpi, Mario, che devi parare a classe armatura meno 1. Quindi ancora una volta l'armatura te la toglie. Entrano. Devi fare. Ah no, però aspetta, l'avevi contato il chilling? No, però come ti ho detto, ne devi levare 1. Perché sono tutti 6. Allora devo levare 5. Sono in realtà sono 6 colpi. Ok, quindi sono 6 colpi che devi parare, Mario, solo con la rigenerazione. Che tira 12 dadi e si fa la conta. 12 dadi. Oh, non lo so come è successo, non succede mai, Mario, mi dispiace. No, tranquillo. Cioè, non esiste che io faccia tutti quei 6, a meno che non sia per morire. Allora, col 5 e 6 genere, anche lui. Leviamo. Allora, aspetta, li tolgo io. Uno. Questo. 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 E questo. Quindi 1 parato, 2 parati, 3 parati e il quarto non ce la fa. Quindi 3 parati e 3 entrano. Morto. 3 ferite. Quarto. Sì. Ucciso il carro. Ok. Adesso posso spostarmi di 3. Ah, ma prima non mi sono spostato di 1 con i tori.
Però dovevo sì, farlo, vabbè, ma però... se lo dovevi farlo, però tanto ormai siccome... Vabbè, vuoi dire quel movimento di uno? Torna indietro, spostato... torna indietro di uno, con questi qui, di uno, appena uno. Aspetta, Aspetta, levo, fammi levare i simbolini. Guarda. Vabbè, non ti preoccupare, così... ma ci rimane sotto poi, aspetta. Vai, levalo. Spazza sotto il mucco. Con loro Ciano. Poi di tre. Di tre, ok. Allora, 1, 2 e 3. Vediamo un po'. 1, 2. Perché Rally sono due rigenerazioni ogni ferita. Oh, ma l'ombra lì dove... No, perché sto qua sopra. No, non ce la fanno con Rally. Non ce la fanno. No. Aspetta. Aiuto, aiuto. C'ho il coso sotto. Non vedo nulla. Va bene. Vedo nulla. Mi dà 1 e 7 così. 1 e 7, sì. 2 e 3. 2, 3, 1. Sì, sono a 3. Così mi dà a 3. Ci sono? Sì. Ok. No, perché mi segnava la distanza in un altro punto che non ci incastava niente. Vai, ok. Così sono vicino all'obiettivo, capito? Te capì? Ok, fine del round, levate tutti questi cosini, per favore. Eh no, tocca ai miei... Ah. No, sta ai vampiri. Sì, i vampiri. I pipistrelli. I pipistrelli. Allora, questo te lo tieni. Lasciaceli questi che sono faticati. Vabbè, a parte ci si riorda, però... Perché il Rally, se ha subito 6 ferite, per ognuna deve rigenerare 2 volte, giustamente tira 12 dadi. Comunque tira 12 dadi, ogni 2 levano una ferita, ti torna. 2 una ferita, 2 una ferita, 2 una ferita. I 5 e il 6 levano il... rigenerano. Io non sono convinto, vabbè, vado a vedere. Vai. Ok, fine di questi qui? Sì, matematica, ho preso un punto anch'io qui, Sì, leviamo... Quindi adesso a punti siamo pari? No, ce n'ha sempre di più uno, lui. No! Perché io ci ho anche visto i blu con i cignali, guarda. Sì. Allora, aspetta, fatemeli contarmi un attimino. Allora, a chi sta? A me, quindi? Sì. Che ansia però che mi fai venire, sei tutto troppo lontano. Aspetta, te. Aspetta, siamo al terzo round... Ah già, sarà giorno, sarà notte. Con 1-2 esce il giorno. Muoiono niente, tutti non morti. Ancora notte. Okay, dice. Okay. No. No, si sa mai. Allora. Ah, che palle. Io so. Si mette lontano lui. Perché ti metti lontano? Cosa ti ho fatto ieri? Ma? Perché vi arrivi vicini vicini? Chi starebbe a me? Due palle. Ok, allora guarda, facciamo una cosa simpatica. Zitto te, come mondiali, come mondiali dei gugu. Gugugnau. Molto gugugnau. No, sta mossa, oh. Come conti? Aspetta, stai fermo. 12, qui però hai fatto un'inversione a U, la facciamo così. Che dici? Prendi le misure. Conta le step, schiavo, no? Schiavo, esatto. Arbitro. Prendi le misure, rimettile a zero, rimettile a 7, zero. Vai, 7. Sono 7. Inclina. Sì, vabbè, che cazzo, come ti muovi? Allora, basta fare così, guarda. Allora, così. Va bene, così. 8. Sono 8 e poi 8 e 4, che è 8 e 2. 12, no? Sì. 12. Ma... Che poi, vabbè, non allora, basta, potrebbero fare ragazzi. 16, però. Potrei fare 16? Un anno fa, sti mesi. Ah già, è vero. Ah già, hai ragione. Allora, ma non mi confondete. Allora, ma più 4... Ti confondi da solo, Dio buono. Mi sconfondo nel confondermi. Allora, e poi... Devo fare... Io non so nemmeno perché ho speso questi 25 punti per un mago, sinceramente. Però provo a fare... Ma sono 25 punti buttati, Dio buono, in eccesso. Nel prossimo torneo... Questo non c'è una prize pool. Nel prossimo torneo, se c'è... Infatti dopo vi dico. Provo di nuovo Surge, quello per dare la velocità bestiale, ok? A Wizard 1 5, quindi 4 più, sì. Dai, vai, Dado, che prima hai fatto 2006, è possibile. Vaffanculo, te chi ti vuole bene, vai. Vai, a posto. Tocca a te, Mario. Io ho 25 punti così, gettati. Anche te è uguale col tuo carretto che è mago, eh? No, lui ci ha gettato il carretto, è diverso. Allora, prossimo torneo faccio Korn. Maghi mi stanno tutti sul cazzo adesso. Vai. Da muovo le mie arpiozze.
si muovono di 12, però. Io muovo. Ui. Aspetta, però. Sono 12 e 6 qui, annoia... Aspetta, voglio vedere se riesco a non dare noia a cinghiali. Io vedo 11 e 2, Andre. Sì, 11 e 2. Lascia andare giù. Ma... Bon. Vai. Metti il simbolino della vittoria, vai. Già, poi dopo inizia prima lui perché c'ha un'unità in meno. Però. Dopo questa è la tua mossa e dopo inizierà lui il turno. Vacca boia. Oh, e devi morire! A chi dice a me? No. Cazzo vuoi? No. Te le do, Aspetta. State fermi, dov'è il metro? Tutte le volte sbaglio. 18. 16, scusatemi. Ce la posso fare? Se piglia la misura e poi ti ci metto io il punto. Aspetta, facciamo così. Faccio questo movimento strano qua. Okay. Vai, stancami i cinghiali. E mancano pipistrelloni. I pipistrelli e poi i minotauri. Sì, loro c'hanno furiosi, avrebbero più un attacco in carica, quello è buono da morire. Poi c'hanno rip. I minotauri? No, i pipistrelloni su, Abbat Horrors. I suoi pipistrelli sono i miei cinghiali. Solo che volano, vabbè. Però più o meno mi sembra che siano... Hanno furioso, hanno volare, hanno undead. I miei invece hanno... Crazed, fast, impatto. Oddio, impatto 3. Mettiamo tutti niente. Tattici questa partita. Li lascio lì? Sì. Ok. Minotauri, senti, a che turno siamo? Al terzo. Finisce al sesto? Sì. Madonna, sto coso però. Ok. Si disegna. Farmo punti per sparare, Gurgu merda. Gugugnau. Com'è il nostro amico? Gugugnau? Molto Gugugnau. Sono te perché si chiama Gurgu, infatti. Allora, fammi vedere a che distanza sono dai pipistrelli, Andre. Dovrei essere a 12. Oh, ecco, ci siamo qui. Guarda un po'. Sì, 12 e 5. Oh, vai, perfetto. Aspetta, fai vedere quello sotto, ma penso di sì. Che da quale misura mi dai l'ultimo, scusa, anche te. Ma anche te sei buffo, eh. Appunto, e te da chi misuravi? Devi misurare da quello più vicino, questo lì. Vabbè, vai, lascia sta, vai, metti io stanco. A parte tanto ora si... Allora, fine turno, rimuovete cose della stanchezza un attimino, cioè non solo della stanchezza, solo dell'attivazione. Sì, vabbè, attivazione. Ok, allora, conteggio dei punti. Te c'hai questo qui. Vabbè, intanto lui c'ha l'osi e si piglia un punto. Così non si sbaglia, ne do uno a Mario. Quindi Mario è a 4. Siamo sempre 1 e 1. Te c'hai 2, sì, e 2, come prima, infatti, esatto. 1 e 1, quindi... No, ma lui c'ha... Cioè, oltre all'osi, lui c'ha anche 2. Ce n'ha 2. Sì. E te ce n'hai 2. Lui ce n'ha 3. Lui ce n'ha 3. Io ce n'ho 3, Andrea. È lo stesso discorso che si è fatto prima. Sì, uguale a prima. Un punto io e un punto lui. Vai. Ok. Non è che è molto dinamica questa partita. Siamo un attimino su. Abbiamo paura. Ammazzaccio, io con Bretonia avevo già caricato 7 volte a tutti, Dio buono. Allora. Era già finita la partita. Vai. Per te era finita se ti carichiamo. Se mi carichi te scopri, se ti carico io. Allora, vediamo un po'. Col 3 o più ve ne fai venire giorno, almeno un po' di brio. E viene giorno. Dai, Cristo di... Allora, Cristo ora potete... morire. Okay. Chi sta nell'osi non becca danni. Alla fine di ogni attivazione prendete danni da terreno impervio. L'osi non vale come punto, no, vale come... Sì, vale come punto, ma a parte, non nel conteggio completo.
Basta, se ne hai già ragionato prima. I Bat Horrors stanno nell'oasi. Sì, tutti, sì. Tutti, okay. Tutti, sì, sì. Ovviamente cioè, l'unità, l'unità, si abbeverano. L'unità ci deve stare dentro, eh. Non è che se la mette mezza fuori, mezza dentro, un conto, è fuori. Ci deve stare tutta dentro l'unità, nell'oasi. Oi, oi, che fava, tutti ammenassi nell'oasi ora. Guarda, guarda, guarda cosa misura, invece delle cariche misura per tornare l'oasi. Mario, ma che giochi in difesa stasera? Poi tu andare a sbarazzare. Scusa, cioè, ho capito che caricando, ho caricato con la unità più forte che tenevo, vabbè, me l'ha distrutta. Una merda, vabbè, ma ho avuto un tiro, ho avuto merda nei tiri, sì. No, ma hai caricato anche una delle unità più forti che ho io. Cioè, ma pure io ti ho caricato con la mia unità più forte, cioè. Devono essere dentro, amico, amico Frizzo. Tutti? Tutti sì, le unità deve stare dentro. Un po' più a destra. Vai, ci sono. Tanto ci andassi. Cioè, i fantasmi codardi, Casper, Dio buono, sembra il film. Ma vado schifo, ma vai. Vai, tocca a te, Gian. No, questa è l'ultima partita dei ripescati. E la prossima sono le semifinali, non so come si chiamano, i quarti. Le semifinali sono i quarti. Senti, io proverei intanto. Prossimo sono io contro chi vince ora. Allora vado con l'arpia sul... sui cavalieri o sul vampiro? Arrivo il vampiro, vai. Facile, se no è troppo complesso. No, Renly, anch'io mi ricordo che l'ho vista quella regola lì perché lo stavo montando una live. Però no, per me è indifferente tanto. Ecco qua. Questo è un commento. No, beh, poi allora, scelta anche a tavolino, si può anche fare, visto che si è fatto finora, non è un problema. Allora, 3, 3, 6, giusto? E soliti 6. 20 attacchi. 3, 8, sì, non so quanti sono sti dadi, mi ci sto incartando. Allora, aspetta. 2, sono 3, quelli prima. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aspetta, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tutti questi qui. Vai. E beccano... Non c'è mica chilling, vero? Mario? Cosa? Non c'ha chilling lui. No, no, mi sa di no. Ok, vediamo subito. No, vai Ande. Becchi 5 al più. 5 più. Allora te le tolgo. 5, ti 5. Tolgo quelli che beccano. Allora, bravo, questa beccato. Sono di meno di sicuro. Questa ha beccato. Questa ha beccato. Questo uguale. E questo uguale. E questo qui uguale. Quindi hanno preso 6 colpi. Danno a più 1. Sì, tira questi. Vabbè, tira ne 6 quelli, ti pare a te. Comunque poi a fine live voglio dire una cosa su questo regolamento One Page Rules. Sono 6, eh. Ah, io devo tirare? Sì. Sì, sì, devi salvare e poi devi fare rigenerazione perché c'è il calice. Sì, sì. Prima prova a salvare. Quanto c'hai? Ti hanno a P1 e lui c'ha di armatura. E 3 vai al 4. Sono dati. 4 salvati e 2 che entrano. Ora queste due rigenerala. Perché c'hai il calice, hai detto, no? Che ti dà rigenerazione. Quindi? 2 dadi, 2 per 2 ferite. Perché non c'ha etereo. Niente, entrano tutte e due. 2 ferite al vampiro. Quindi metti il cursore, quello lì che ho fatto. Se rispondi. Un attimo, quello dopo l'1. Ok. Porco. Uno elimina lo coordine. Sì. Ok. Allora non contrattacco, non contrattacco. Ah, magari manda a fuga. Boh, però così avresti perso il combattimento, ora devi fare un tiro. Infatti. Se perdi la quality. Però se perdi la quality, lui è stunnato, non può più fare niente. È undead. È vero. Quindi se perde? No, è uguale, sempre 1-2. Se perde subisce una ferita. Vai, tira allora il dado. Se fai 1-2 subisce una ferita.
Vai, okay. Io mi allontano di 3, sì. No, perché uno. Ho vinto il combattimento di 1. No, 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 solo se distruggi la truppa di 3. Okay. Allora mi allontano di 1. Sì, okay. Ok, perfetto. Metti i simbolini. Scusa. E sta a te. Ora volendo o lo contratta, cioè o lo ricarichi, oppure lasci perdere e va da un'altra parte. Ricordati che c'ha soltanto un punto ferita ora il... Più che altro, Mario, il discorso è che anche... Non è che voglia avvantaggiare, ci mancherebbe, però le arpie sono la sua unità fantoccio, a tiraschiaffi, capito? Come io ho l'arcieri. Cioè, sono la carne da macello per usare la roba grossa che poi verrà dopo. Oddio, carne da macello poi non tanto, perché comunque fanno due attacchi, però in confronto alle altre cose, questi come l'attacchi scoppiano, perché poi hanno armatura 5. Sì. Attacco. Vai. Aspetta, oh, alla fine dell'attivazione io ho attivato le arpie. Devo tirare le ferite. Sì. Chi è stato prima a muoversi? Te? Io devo tirare alla fine dell'attivazione. Ok, vai, tira quante sono? 10. 10, tira 10 dadi e per ogni uno, uno è morta. Con questi. Idea. Che culo rotto. Meno una. Per ora deve fare l'attivazione, l'ha fatta lui, tira. Mario con uno muore cotto dal sole il vampiro. No, ma scusa, no, sta dentro il cerchio. No. Ah, dentro il cerchio? Non l'avevo visto, ok. Sono apposta. Non l'avevo visto. Okay. È mosso allora? Sì. Allora lo carico con i minotauri. Ma no, ma come? Come 12? 12. L'avevo misurato preciso che non era 12, vabbè. Guarda. Ma Dio, povero. Vabbè, si sarà messo un po' più avanti, ma non fa niente. Quindi, intanto c'è impatto 3, subito. Oligan, per ora nessuno, perché a punti sta vincendo Mario. E con 3 impatti. Salva 3 impatti, senza AP. Quindi 3 tiri armatura, dadi. Mario ha 3 o più. Okay, salvati ok. Adesso gli attacchi, che sono 2 no, 3 a testa, perché c'hanno furioso. Sì, 3 attacchi, sono... quindi sono 9 attacchi. Altri o più. Allora, sono 3 4 7 e 2 9. Vai, eccoli qua. Tre o più, sta a vedere tutti gli 1, eh. Guarda, guarda. Niente. 4 vanno a segno. Uno, due, con AP o niente? Sì, AP2. AP2? Ecco. Porca troia! E devi parare 4 colpi al 5 più. Allora, 3 entrano, 3 entrano e devi tirare 3 dadi per vedere se rigeneri. Al 5, al 5 più. Niente, è andato il generale. 3, giusto? Come? Di 3 consolido. Sì. Muovo direttamente sopra l'obiettivo. Un pochino più su, è mosso di 3-5. Cos'è successo? Risposta lì un pochino di 0.5 in più. Ma così. Perché non mi si muovano? Sì, va bene. Vai, sì, lì ci saresti. Io ho spostato di tanto, mi basta solo che siano lì dentro. A me, che mi interessa. Bon. Ok. E non prendono danni perché sono dentro. Non prendono danni, tocca a Mario. Vai. Campirozzi. Sì, buona Ugo. I pippostrelli. No, mi vado al punto, lo sapevo io. Un po' di bruttino. Io me lo giocherei come sta facendo lui a questo punto. Eh sì, perché è un mio modo. Per forza. Sì, 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 ma infatti fa benissimo. Lo farei anch'io, cazzo. In teoria ci arrivo col metro a 16, però... Lasciali un attimo giù, lasciali giù, te li guardo io.
Te li guardi io dal primo? Ci arrivo. Sì, 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 ci arrivi, a voglia. Arrivo. Sì. Anche, se anche perché poi devi essere entro tre. Devi essere entro tre, quindi... Cioè... Ok. Fai il tiro per vedere se bruciano, però. Se prendono una ferita. Un dado, devo tirare. Tre. Uno per ognuno. Uno per ognuno e per ognuno subiscono una ferita. No, mancano i suoi cinghiali e... Io devo muovere tutto io. Devo muovere te, lui l'ha finito. Cioè, io devo muovere e quindi devo... Ma io poi, cioè, tante mosse anche secondo me con le unità volanti... L'unità volanti, io c'ho un mio pensiero. L'unità volanti, sì, sono forti per attaccare oltre gli edifici, ma l'unità volanti forse sono meglio per prendere punti. Piuttosto che attaccare, sono meglio per girare il campo, Maremma Maiala. A 16 io non ci arrivo a caricare, quindi mi metto qui semplicemente così, come se Dio per benissimo. Ok, a posto. Metti, sono stati attivati, vai. Sì, sì, li metto io così lì. E muovi... Sta di nuovo a me. Okay. Ma trovo la magia. Trovo la magia. Vai. Anzi, prima mi muovo. Di giorno c'è più uno, eh? Sì? Allora, col 3 o più mi entra. Ma c'hanno mago 1? Wizard 1? Sì, no? Sì. Allora... La magia da 4 più, quindi 3 o più, 2 o più. 2 o più. No, no, aspetta. Non so, una magia da 5 o da 4? È una magia da 5, scusami. Di 4 col 3. Per muovermi di più. Vai, ok, andava anche prima. Quindi, sposto, guarda, Quindi adesso si muovono di altri più 4. Quindi 16 più 4, 20, giusto? Ok, quindi muovo qui. Più 1, siamo più 1 alle magie. Qui siamo a 8, giusto? 8. Infatti l'ha usato. 8 e 12, arrivo a cura cinghiali, però non sono dentro. No. È dentro il generale, in compenso. Ma non tutto, in realtà. È qua, guarda. Sì, sono praticamente... No. Conterebbe no, l'unità, Lascia sta. Tiro, dammi un dado. Sei diverso, dadi. Eccolo qui. No. Tiro. 1, 2, 3, 4. 5 dadi normali e uno per il campione. Se no, de. Ma uno ha subito una ferita, guarda. Quindi uno muore, giusto? Sì, uno muore. A posto. E tira quello per il campione. Se non l'ho già fatto. Già fatto, era quello diverso. Ok, quindi leviamo tutti quanti i simboli. È finito il turno? Sì, bisogna fare la conta. Volevate i simboli? Allora, l'Oasi è contesa. Perché qui non è come Age of Sigmar che conta il numero dell'unità. No, ma sì, ma ci sono io all'interno. Mia lui è all'esterno. No, no, ci sono anche io all'interno. No, entro 6. È 6, è il raggio, non è 3. Quello... Non è la parte no. Interna cos'è allora? Nulla, perché è fatto così. Sono fatti così, perché te lo fa vedere sia da 3 che da 6. È da 6 il l'Oasi. Ah, ok, scusami. Ok, punti nuovi. Allora, fine del round. Mario ha preso questo. Sì. Allora, quindi l'Oasi non piglia il punto a nessuno, perché è contesa. E chi è che ha più punti? Ce n'ha, Mario ce n'ha 3 e te ce n'hai 2. Lui prende un punto. Quindi prende un punto e te niente. Quindi Mario va a 5. E siamo al quinto round. Non c'è più da fare i tiri perché tanto c'è il giorno. Ciao Ryu, buonasera. Entro 3, Entro 3 dall'obiettivo, vero? Entro 3 dall'obiettivo, però per... Entro 3, Sì, per non prendere... No, ma dicevo per non prendere i danni. Per non prendere i danni devi starci dentro. Sì, però l'Oasi ce l'ho io. Sono io entro 3. Lui non è entro 3, lui è a 4. È vero, sì, l'Oasi ce l'è te. Quindi io c'ho l'Oasi. Quindi anche io prendo un punto. Quindi vai a 3, vai. 5-3 siamo. Nuovo round, quinto round, penultimo round. L'ultima mossa l'ha fatta Pippo, tocca a te Mario. Ok. Vai. Vai, te sei lì. Adesso muovo io. Sì. Muovo questi, mi muovo qua. Aspetta, fa vedere se sono entro 3 dall'obiettivo stando qui sì, dentro. Sì, ci sono. Ci sono? Sì, sì, okay. Ho voglia.
Ok, perfetto. Sei sicuro? Ok. Sì, l'ho misurato. Allora, i minotauri li metto qua. A posto. Vai. Ormai è una partita a scacchi, diventa... Ma nemmeno, nemmeno perché si mangiano, manco. Vai. Vai, Mary. Allora, a chi sta? Sta a te. Guarda come vola. Io? Che bello, che vola ovunque. Vai. Mm-hmm. Sembra da piccino. Quindi quando ti ricorrevano 50 per picchiarti e scappavi. Aiutami, bastardo! Sta a me? Sì. Ah, aspetta, scusami però. Lui ha mosso i cavalieri qui, deve tirare per i danni. Uguale con i pipistrelli. Sì, è vero. Sì, tira prima per i cavalieri, quindi... 5 dadi. 5 dadi. Uno è morto. Muore uno. Sì. Ok. E poi i pipistrelli. I pipistrelli che sono 3. Ecco, mo se ne va via un dado, arrivederci. Uno ha fatto uno. Uno ha fatto uno, si è preso un danno. Cioè una ferita, danno. Scusami. Sì, una ferita uno. Ok. Ok, adesso sta a me. E muovo il cinghiale di 16. Gliela messa, aspetta, gliela metto io la ferita. Dio, buonino di Dio. No, aspetta, cosa... mi ha seguito anche in arpia, aspetta. Vai a casa te, cosa ci fai? Stai. È il tuo momento. Ok, fa vedere se ho calcolato bene, sono uno stronzo. Ho calcolato bene. Ok, tocca... No, Mario l'ha finita, quindi... Io ho finito. A me? Ok, sì, sì. Allora muovo... Intanto il ok, qua provo la magia con il con il wizard che era 4 più, quant'era, no? C'hai più 2, come ho detto, più. Cioè 3 o più, 3 o più, come più 2? Perché di giorno c'hanno più 2. No, il giorno ti dà più 1, ah, e poi okay. C'è il wizard 1, okay, okay. A regola, no? Anche con lui. 3 o più, 3 o più, 3 o più, 3 o più, sì. Solita magia della velocità, eh? Questo. Sulle arpie e su il cavaliere, ok? Sui... Sì, minotauri. Si chiamano, i centauri. No, centauri. Ok, quindi loro adesso possono muovere di 16, giusto? Quanto li danno più al movimento? È più 4. Quindi 12, 16. Ok. Perfetto, ok, quindi rimuovo qua giù e 16, aiuto, vado? E così fai, e se va, le metti un po' così più indietro, ci sono. Così no, se le fai un po' più indietro ancora, ma tanto lo prendiamo lo stesso. Mi dà 15-8 qua a me. Boh, prova, qualcuno cadrà, pace. Chi se ne fotte, tanto vai. Volano. Eccolo lì. Metti stanco e sono sempre 10, sono? E ritocca a te. Sì, sono sempre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai. 10. Tiro per vedere quante ne muoiono. E no, Relle, qui la regola della missione dice appena finisce l'attivazione. A fine cazzo attivazione. Cazzo, una. Porta una. Vai. A posto, ok. E adesso sta a me con i cavalieri. La seconda unità su cui posso scegliere due unità su cui fare la velocità, dello zodiaco. Allora c'hanno fast, quindi adesso possono andare a fa, invece di muoverci di, di 16 vanno a 20 se gli ha dato il più 4. Sì, guarda, alle basta qui, va, mi basta qua a me. Sì, 18. Ale, ale. Anche loro, quindi finito il turno. Mm-hmm. E devo fargli danni. Sì. Sono 4 cavalieri dello zodiaco, via. E campione col dado diverso, ok?
lancio di merda. Comunque uno è morto. Finalmente mi stai su, io sono morto. Allora, si va al turno finale, sesto turno, si fa levate i simbolini e si fa la conta dei punti. Allora, qui intanto cambio colori. Questo punto qui, te sei il verde, Gian. Questo qui è conteso, questo qui accanto ai suoi cavalieri. Allora, sì, infatti, questo qui è verde. Quello vicino ai cavalieri, questo qui, perché è conteso? Verde. Questo, ai suoi cavalieri. Ah, ai suoi, ah, pensavo voi. Ok, questo quindi è conteso, li diventa bianco. E questo qui è tuo. Allora, te c'hai l'oasi, un punto e la maggioranza dei punti, quindi due punti. Beva poco, cioè, sì. In realtà e potevo lui anche non andare a e prendere. Mario niente, quindi siete 5 pari per ora. Round finale. Sì. E poi in realtà quel punto con i centauri non mi serviva nemmeno. Potevo anche non andarci, in realtà. Vabbè. No, ha lanciato la magia e poi li ha mossi. Erano le ultime due truppe che dovevo muovere. Sì, però io ho lanciato la magia e poi ho mosso le arpie. Cioè, dovevo muovere tutte e due. Però ho mosso prima le arpie. Ah, sì, no, 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 è sbagliato lì, infatti. Dovevo far contrario. Non ci ho fatto caso nemmeno io. Che quel punto lì mi serve relativamente, in realtà, perché ero comunque in vantaggio. Fammi sistemare la formazione che non li posso vedere così. Vai. Allora ti carico con questi le arpie. Oh. Ok, quindi stanchezza e attivazione. Vai. Che sono le mie arpie? 8 adesso, no? Quanti sono? Oddio. Allora 9, quanti sono no. 3, ah, fanno 3 attacchi e basta, no, furioso ne fanno uno in più a testa, quindi sarebbero 2 attacchi a testa, 6. 6 attacchi, però non c'hanno AP, Dio Cristo. C'hanno AP 2, se non sbaglio. Qui no. C'è scritto nulla, c'è scritto A3 e RIP. Vanno a 6 attacchi, però... No, A3 e RIP, sì. Ok. Per 3 Deadly Fang, A3 e RIP. Ok, Mario, gli attacchi. 6 attacchi. 6 attacchi, altri o più. Tutti forché 1, quindi 5. No, scusa, 3 o più, 4 attacchi. 4 attacchi. Devo fare 4 tiri armatura. 4 tiri armatura e se fai 1 becchi una 5. A 5. Tiro qui, 2-1. 2 ferite in più. 2 ferite in più. Quindi 6 morti. Sì, 6 morti. E rimangono 3. 1, 2. Non deve fare il test di morale? Se ti contrattacca, aspetta, dopo vediamo. Dopo che ha risposto. 1, 2, 3, 4, 5. Fa il tiro di morale, chi perde come ferite? Sì, 6. Ho perso di sicuro. Però, vediamo un po'. Allora, quante me ne rimangono di arpiozze? 3. Quindi sono 6 dadi, 6 attacchi. 1, 2, 3, 4. Vabbè, tiro qua, Andre. Sì. 6. A 5, Al 5, uno solo. Uno. Uno solo con AP 1. Devi parare un colpo, Mario, ad AP... a difesa 5. Uno. Una difesa 5. Fallito, una ferita in più ai pipistrelli che vanno a 2. Ok, quindi hai vinto il combattimento, check di qualità per Pippo, fase di shock. E vediamo se la perdi, se è bloccato. 5 o più. Sì. Vabbè, tiro, era quello, grazie Ande. Ah no, se la perdi è in rotta. È in rotta via, perché ti ha ammazzato più di metà, quindi è in rotta, sì, fuori, okay. Fuori combattimento tutta l'unità. Da qui io, un paio. Ok, a posto. Puoi consolidare di 3 Mario, quindi visto che hai vinto il combattimento li puoi spostare di 3 in qualunque direzione. Sì. Ci arrivo. Li lasci lì o li vuoi spostare? Penso un attimo. Intanto sti ve lo levo. Sì. Rally fa il Borg, vi studia per sapere poi le mosse. Di 3 li posso consolidare? Dove vuoi, in qualunque direzione. Puoi consolare. Allora. Ok. Sta bene. Da 1 no.
E da uno sì, si avvicina soltanto a questo. Ah, lo so. Ok. Fai il test dei danni. Ciao, ma ah, fai il test dei danni, esatto, è che è nel fuoco. Fuoco. Ah, no, ma aspetta, aspetta, aspetta. Soltanto alla prinola, ha già fatto maledetta prima. Maledetta la mamma del maiale. Non ha ancora fatto il fuoco per l'attivazione. Ogni turno si fa. No. No, 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 okay, okay. Fatto, no, perché fatto. Mi ricordavo che l'avevo già fatto. Ok, vai. Allora, fallo 3. Un danno. Due, no, due danni. Due danni. Quindi uno muore e uno rimane con una ferita. Sì. Ok. Allora, adesso starebbe a me, quindi. C'è uno con una ferita, non è che rimane con una ferita. Ciao, Manolito. Ciao, rimangono due ferite. La febbre ora. Ma io, senti, 16. Io carico con i miei centauri. Ok. Giriamo con simpatia. Sì, che... Va bene, poi l'ho girati qui. No, mi dà più unità imperiali perché l'ho girati, ho misurato dall'ultimo, ovviamente. Ci arrivavi comunque. Ho misurato dall'ultimo. No, ma eri a 16, sì, sì. Anche dall'ultimo ci arrivavi. A meno che no, ero a meno di 16. Ero a meno di 16, okay. Però avendo rigirati, avendo misurato dal primo, ha contato la distanza in più. Allora, quindi... Ma tanto non devo fare anche la magia. Quindi. Devo fare la magia però, prima della fase d'attacco, ok? Vai. Quindi prima faccio la magia. E la posso fare quando mi pare nel mio turno, però prima di attaccare. Sì, prima del combattimento. Quindi provo con Vile Swarm. Un'unità nemica entro 12 prende 5 colpi ad AP 1. O 5 o più. 4 più, 3 o più. Wizard 1, giusto? Wizard 5 1 più, va 4 più. Sì. Ah, okay. Dai, su, un 3. Non è che chiedo la luna, eh. 2. Ecco, a posto. Vaffanculo. Allora, vaffanculo, intanto c'hai impatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto hanno impatto? No, aspetta, 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 aspetta. No, impatto 1. Intanto fai impatto 1, però hanno anche le lance. Quindi intanto 6 impatto per... i centauri normali più 3 impatto il campione, quindi 9 di impatto. 9 di impatto, devi parare 9 colpi, però non danno AP. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi altri 3. Ok, allora 4 più una... io... aspetta, 1, 2, 3. Poi sto contando, sono entrate solo 3. Ne sono entrate, entrati 3 ferite, quindi una è morto e una ferita. Sì. Ok, adesso faccio gli attacchi. Faccio quella prima, quelli del campione, se ti va bene, ok? È uguale, è indifferente. Allora, intanto un tiro da 3, intanto. Tiro qua, guarda Ande, vieni qui. Ho fatto 3. Quindi c'hanno rending i suoi attacchi, ok? 1, 2, 3. Da 3 attacchi, con quality 4. Ecco, okay. Due attacchi ad AP 4 e uno ad AP 3. Ok, mi sa che con tutte e due gli levi l'armatura. Perché 4, 5, 6, sì, è morto. No, scusami, uno ad AP 2. Allora, quello in AP 2 lo puoi parare a 6. Ma tanto quelle due in AP 4 l'hai ucciso. Perché ah no, aspetta, poi c'ho anche un attacco. Tra l'altro c'ho un attacco in più e c'ho più due attacchi. C'ho due, più due AP contro chi ha più, ha tre ferite o più. Mm. No, niente, non hai tiro armatura. No, no, è morto. Che c'ho Ed Taker ti dà più 2 AP contro avversari contro più ferite. Niente, poi sempre consolidati 3. Sì. Ma resto qui, tanto. Tiro 3 dadi per unità e una per il campione, ok? Vai. Beh, dado diverso. Vari diversi, ecco qui. Oh, porca cazzo, io con questi 1 di merda, però, porca miseria, possibile. Ti sono morti tutti bruciati a te, carbonizzati di buono. Ci ha capito, hanno fatto un combattimento e basta e sono morti bruciati, vabbè. Adesso sta a me di nuovo. Sta no, con i tuoi cavalieri, oh. I cavalieri. Li avevo misurati e arrivava a 16 là, aspetta che te lo rifaccio. Vai tranquillo. Ecco qua. Sì. Vai tranquillo. Però devi stare lontano almeno un pollice dalla mia unità, se no la vuoi caricare. Sì, devi stare... No, però ti passa attraverso a queste due, questa unità, se passa attraverso ti fa un danno. Sì. Sì. E poi... quando si ferma deve fermarsi almeno a un pollice. Almeno a un pollice, lì. Ok.
E li fai com'era quando li passi attraverso terreno impervio? Com'era? Te lo dico subito. No, devi scegliere uno. Quando passa sopra i modelli, guarda, allora, ogni qualvolta questo modello passa sopra un'unità nemica, scegli una di queste, quindi devi scegliere una, okay? Ok? Ok. E tira un dado, con due più prende un colpo. Infatti, semplicemente oh, scegli se dado ai cinghiali o ai minotauri e gli dai un colpo con due Ma infatti dicevo prima, mi sembrava strano che ognuno di loro tirasse un colpo. No, se no, sgrava, sì, se no andrà, vai allora ti scelgo i minotauri. Vai, il dado. Con due più è un colpo. Sì, un colpo. Sai, uno è morto. No, no, c'è l'armatura. Ah, è vero. Sì, sì, non è una abilità imparabile. Allora, tiro nella destra, vabbè. Oh, non c'è scritto. Secondo me dovrebbe essere imparabile. Comunque, vabbè. Ok, parato. Passa attraverso, che cazzo paghi. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Quindi loro okay. hanno mosso. E sono dentro oasi. Adesso con i minotauri ricarico. Ok. Anzi, con i bruti. Perché i minotauri sono della GV, capito? Allora, ha intanto tre colpi d'impatto. Sì, senza P, quindi devi parare tre colpi Mario al 6. Hanno etereo, immagino loro. Etereo, sì. Solo due colpi. È solo un colpo parato. Ok, due vanno a segno, tira quattro dadi per vedere se... No, scusa, due dadi. Due dadi per vedere se glieli blocchi con etereo al 5 più. Uno sì, uno no. Quindi uno becca una ferita e muore, penso. C'hanno una ferita a testa? Sì, c'hanno una ferita sola. Ok, uno muore. Ma perché? Hanno tre attacchi, uno perché sono in carica. Quindi c'hanno tre attacchi, uno, altri o più. C'hanno qualcosa che dà meno uno a colpi? No, questi. Ma non ce l'hanno chilling. Ok, perfetto. Allora, altri o più. Sono nella destra, grande. No, vai, sono troppi. 9 dadi, tiro qua, vai. Altri o più. Altri o più te li levo io. Questi no, questo no. E questi altri hanno preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'idea AP2. AP2 non AP2. Para, quindi devi tirare 7 dadi e cercare di fare 5 o più. Uno, due, sì, passano 1, 2, 3, 4 ferite passano. Ehi. Passano 4 ferite. Ok, quindi penso che l'esito ormai non serve nemmeno muovere il resto, perché tanto i punti ce l'ha lui e c'ha anche il punto centrale dell'oasi. Sì. Questo è l'ultimo turno. Sì, è l'ultimo turno e hai preso 2 punti. Sì, hai preso 2 punti e tutto. GG. Via. Buonanotte ragazzi e ci si vede direttamente, cos'è, domani? Sabato? Sì, ci si vede domani. Fate a modino, buonanotte.